spazio incentrato sullo spirito di aggregazione. Quadrato Rosso è uno strumento innovativo per valorizzare il rapporto con il territorio, mettendo a confronto le nuove generazioni con l'esperienza dei pensionati, impegnati in una serie di attività che coinvolgono anche bambini e adolescenti, come la gestione degli spazi esterni alla struttura e quindi impianti di bocce, campetti di calcio, basket e pallavolo. Inaugurato lo scorso 10 novembre dalla leader della CGIL, Camusso, Quadrato Rosso è un contenitore culturale in Piazza della Pace, adiacente l'anfiteatro Ipercop, a Bari, nel quartiere Japigia, che ha ufficialmente aperto le porte per accogliere i cittadini nel quartiere periferico di Bari. Open Day Quadrato Rosso è proprio l'avvio ufficiale di una serie di attività già programmate e calendarizzate. L'idea nasce sempre da un'intuizione e qui lo dobbiamo dire, Pino, questa intuizione rispetto a Quadrato Rosso è stata del segretario generale della Comunità del Lavoro, quindi di Pino Gesmundo, a cui lascio la parola rispetto appunto alla genesi di tutto il progetto. Noi rispetto a questo luogo abbiamo fatto una scommessa, l'abbiamo fatto con Susanna Camusso, con Massimo, ci mettiamo su un luogo che ha un obiettivo fondamentale, primario, quello di unire le solitudini. Questo è un quartiere periferico. Dalla mia finestra lì, la sera guardi questo spazio e lo vedi di buio, un grande spazio che offre tante opportunità, che poteva offrire grandi opportunità al quartiere, alla città, poteva mettere insieme le tante solitudini che magari si perdono il loro tempo rispetto a un monitor di un computer piuttosto che brancolare rispetto a un non far nulla quotidiano perché non si riesce a colloquiare con le persone, abbiamo pensato tutti quanti insieme di poter utilizzare questo spazio. Lavorare e condividere le proprie esperienze lavorative e creative con altre realtà sul territorio. E questo è lo spazio co-working, operativo insieme agli sportelli di formazione e orientamento lavoro, a quelli di assistenza ai pensionati, agli sportelli di assistenza fiscale, sui diritti di cittadinanza e di informazione e tutela di consumatori ed utenti. In programma a Quadrato Rosso anche attività di sostegno post-scolastico, a cura di insegnanti e operatori specializzati e organizzazione delle attività ludico-ricreative e culturali destinate ai bambini a partire dai 4 anni. Le attività sono state presentate dopo i saluti istituzionali dell'assessore alle culture e al turismo della città di Bari, Silvio Maselli, e della presidente del primo municipio, Micaela Paparella, che hanno valorizzato questa iniziativa della CGIL che con l'apertura di Quadrato Rosso offre ad un quartiere periferico di Bari un luogo dove superare le solitudini e creare momenti di aggregazione. Un luogo di ascolto, un luogo di socializzazione, dove appunto viene offerta un'attività di animazione, ma anche un'attività rivolta appunto all'accoglienza. Una città che è in grado di offrire queste tre cose è una città, ripeto, più matura, più civile. Noi siamo orgogliosi di poter fare questo percorso con voi della CGIL. In bocca al lupo. All'Associazione Premio Maggio il coordinamento delle attività inerenti ai lavoratori del settore artistico e tutte le esperienze creative e musicali, fra cui la sala prove per i musicisti, che ancora oggi, ha ricordato il segretario generale SLC CGIL Nazionale Massimo Cestaro, non sono considerati lavoratori a tutti gli effetti. Troppo spesso i penultimi si scagliano contro gli ultimi. Abbiamo bisogno di rafforzare la nostra dimensione di integrazione sociale, che è la risposta più forte, più incisiva e più seria che noi possiamo dare alle situazioni drammatiche di questo paese. La cosa che mi rende profondamente orgoglioso è di stare dentro una organizzazione che è la CGIL, che questa cosa ce l'ha perfettamente chiara. E quindi grazie ancora alla CGIL di Bari per l'iniziativa. Quadrato Rosso è invece la dimostrazione che se un territorio investe sulla sua dimensione culturale, crea opportunità di sviluppo per tutti, artisti e indotto. Importante anche l'aspetto della tutela nella ricerca del lavoro, che sia artistico o in altri settori, ha spiegato Maria Grazia Nicita, responsabile SOL CGIL Nazionale, perché il sindacato ha come missione stare accanto a chi cerca lavoro, aiutandolo nella ricerca di una occupazione di qualità che vada di pari passo con diritti e tutele. Come è chiaro, il tema principale è quello del lavoro.
E su questo servono ovviamente delle politiche più ampie perché il lavoro venga in qualche modo creato. Tenere insieme giovani e anziani dimostra che se in ogni realtà si fanno queste esperienze, si danno concretamente diritti alle persone. Così ha commentato Ivan Pedretti, segretario generale SPI CGIL Nazionale, l'avvio delle attività di Quadrato Rosso. Per il sindacato riuscire ad essere a contatto diretto con le persone, capire i loro problemi, aiutare a risolverli, è un'esperienza significativa che va allargata. Grazie alla CGIL. Alla CGIL di Bari, allo SPI regionale, ma anche all'amministrazione pubblica che pure lei ha investito su un sindacato che tutti dicevano che è vecchio e storto e non ce la fa più. Forse se si colgono le cose migliori si scopre che questo sindacato ha tante vitalità e del resto è un sindacato che ha come esempio di Vittorio, che è stato un esempio generale per il nostro paese. Così se facciamo sarà un grande e importante risultato e grazie ancora a voi. A conclusione della serata, Giuseppe Liuzzi in concerto, band vincitrice del contest Premio Maggio 2015.